stop ai cosiddetti ticket redemption per i minori in Toscana, ovvero quegli apparecchi da gioco presenti nelle sale gioco, nei parchi divertimenti, che al termine di ogni giocata possono rilasciare un ticket cambiabile, poi con premi di piccolo valore come un braccialetto, un portachiave, ma anche più cospicuo come un orologio o addirittura un iPad. Il Consiglio regionale vara nuove norme che si innestano sulla legge regionale per il contrasto alla ludopatia. È un divieto dall'utilizzo di questi dispositivi che rendono questi giochi ticket, tagliandi, che troviamo nelle sale giochi per i minori. Per i minori perché ci troviamo di fronte a ragazzi deboli e che più giocano si crea un meccanismo gioco-gratificazione, un meccanismo subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce, diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione, perché mi sono avvicinata a questo testo con grandi dubbi, non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo perché è passato in commissione sanità, prima nella commissione sviluppo economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. Riteniamo di con questa normativa di fare un regalo a tante mamme e soprattutto ai nostri figlioli. Speriamo poi che ci siano i controlli. Noi proponiamo questa legge, a questo punto ci sarà un regolamento che definirà più nello specifico gli aspetti più tecnici, c'è anche ovviamente la sanzione e poi ci dovranno essere ovviamente i controlli. Noi più di così non possiamo fare. Norme di prevenzione e sanzione che trovano il consenso di tutti i gruppi consiliari. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie. Cioè i ticket redemption, che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccolo valore, ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi, è diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, nostro esponente regionale, oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze, è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo, ad esempio, sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali, che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Insomma, la lotta alla ludopatia è qualcosa che deve essere fatta ogni giorno e soprattutto ha bisogno di controlli. Una legge importante inizia il proprio percorso legislativo quando io ero presidente della Commissione Sanità, quindi un testo al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata della scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. Serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni. Siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e, come ho detto in aula, potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria, perché se si fa un buon uso di questa legge, si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare, di non diventarne schiavi, perché gli schemi psicologici sono estremamente labili e fini da parte di chi inventa questi giochi, di modo che i ragazzi restano in qualche modo invischiati e questi ragazzi poi crescono, quindi potrebbero essere i futuri uomini che in qualche modo evitano di rimanere
con lo stipendio lasciato nei vari giochetti. La commissione si chiama mista conciliativa, conciliativa dall'idea, la natura di questa commissione, quindi cercare un incontro, un possibile accordo attraverso appunto l'incontro delle istanze del cittadino e dell'utente e dall'altra parte della ASL. Quindi i componenti fanno parte sia della ASL che delle associazioni di volontariato. Giuliana Romualdi, avvocato, è la nuova presidente della commissione mista conciliativa della ASL Toscana Nord-Ovest, luogo di confronto tra utenti e servizio sanitario in caso di problemi. Come ci si rivolge alla commissione? Il cittadino può rivolgersi a noi anche direttamente, quindi scaricando il modulo presente sul sito della ASL, oppure attraverso anche un'associazione di volontariato, il Tribunale per i diritti dei malati o anche altre associazioni. Lo scorso anno sono stati 25 i casi portati all'attenzione della Commissione. Per la metà si è raggiunta l'intesa. Da oggi dunque riparte il lavoro dei commissari volontari. L'insediamento alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e del Difensore civico della Toscana, Lucia Annibali. Noi siamo orgogliosi del nostro sistema sanitario. Sappiamo che ci sono cose che possono essere migliorate e sappiamo che dobbiamo avvicinarlo sempre di più ai cittadini. Questa commissione mista conciliativa ha proprio questa funzione. Nel caso ci siano disservizi, nel caso ci siano problematiche rivolte agli utenti, c'è un luogo dove in prima istanza può essere data una risposta. Abbiamo un obiettivo, quello di avvicinare la sanità ai cittadini e fare in modo che un bimbo che nasca nel luogo più remoto, più lontano della nostra regione, possa avere gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Pisa. Questa è la sfida che noi mettiamo in campo. In questo percorso qual è il supporto che il difensore civico può dare alle commissioni nelle varie ASL? Ma il difensore civico riceve un po' tutte le istanze variegate. Credo che la cosa importante sarà essere capaci di creare un metodo di lavoro e quindi creare davvero una rete tra gli URP, le CMC e il difensore civico, perché insieme si possa indirizzare al meglio la richiesta del cittadino. Quindi un lavoro davvero di squadra. Per la direttrice della ASL il ruolo della commissione è uno stimolo al miglioramento del servizio. La sanità in tutti gli ambiti si apre al cittadino, perché soltanto capendo i bisogni del cittadino e facendoci capire nel nostro fare, che a volte diamo per scontate, si possono anche evitare i conflitti, si possono evitare i momenti di attrito e quando ci sono possono tradursi in azioni di miglioramento. Un ascolto veramente attivo sul cittadino, sui bisogni del cittadino, penso sia veramente la strategia vincente. Ancora a sanità con il tema del diritto all'oblio oncologico. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto unanime una mozione in tema presentata da Stefano Scaramelli di Italia Viva. Chiede un impegno fattivo della Regione Toscana nei confronti del Governo e del Parlamento perché la questione dell'oblio oncologico venga approvata anche a livello nazionale. È un'opportunità per consentire alle persone che hanno sconfitto il tumore nella propria vita di avere un accesso libero a molti servizi, in particolar modo bancari, assicurativi, pensiamo all'adozione di un figlio. Cioè il fatto di aver sconfitto un tumore deve riportare, la scienza lo dimostra, all'anno zero fondamentalmente, rigenerare una persona non soltanto perché vince una sfida e molte volte poi si trova poi limitata nell'accesso di alcune funzioni. La legge deve liberare le persone che hanno sconfitto il tumore da questi vincoli, da questi cavilli. Penso la questione più importante sia quella delle adozioni, ma non solo, anche l'accesso a un mutuo, così come a una prestazione assicurativa. È una persona che hanno superato una malattia e come tale tornano a essere ovviamente sane e come tale devono avere diritto come le altre a poter accedere a dei servizi che sono di natura ovviamente civile e quindi serve un impianto normativo nazionale. Una mozione simile era stata presentata già in passato e indirizzata al vecchio esecutivo. Il testo approvato oggi in aula è stato emendato dal PD. Questo è un tema sensibile perché? Perché i malati oncologici ancora oggi hanno difficoltà nell'accensione dei mutui, nell'assicurazione, nelle adozioni, in quella che è la vita reale di tutti i giorni e quindi anche nella vita lavorativa. Riteniamo che questa legge sia una legge di dignità per queste persone che una volta guarite hanno il diritto di riscattarsi e di vivere una vita normale come tutte le persone che sono guarite.
l'avevamo presentata allo scorso governo e allo scorso Parlamento, l'abbiamo riproposta anche adesso affinché si smuova qualcosa, perché il tema è davvero un grande tema che tocca tante tantissime persone. Abbiamo investito appunto 21.000 euro per installare nuovi giochi, giochi inclusivi in particolare, che vanno ad arricchire questo giardino pubblico, di cui appunto 11.700 finanziati dalla Regione Toscana. Un nuovo finanziamento di Rigenerazione Toscana, soldi del Consiglio regionale per le amministrazioni locali per riqualificare i parchi. A Ponzacco l'amministrazione ha così lavorato sullo spazio verde di via Cesare Battisti. Abbiamo colto l'occasione per rifare anche la pista di pattinaggio per un totale di 12.000 euro e anche qui 9.000 li abbiamo ottenuti grazie a un bando della Regione Toscana. È il 193esimo comune della Toscana che beneficia di questo contributo. In un parco pubblico che fra l'altro è adiacente al centro diurno per disabili che abbiamo inaugurato anche questo di recente. Con il nostro bando, spiega Antonio Mazzeo, rinascono spazi di socialità. Riduciamo i costi della politica, diamo risposte alle cittadine e ai cittadini del nostro territorio, avviciniamo la regione ai cittadini. È quello che mi ero posto come obiettivo all'inizio del mio mandato, e l'inaugurazione di luoghi come questi dà il senso di quella che è l'idea di politica. Da un lato dare risposte a chi ha sofferto di più in questo periodo, sostenere le iniziative delle ragazze e dei ragazzi, ma qui c'è qualcosa che va oltre, perché questo è un luogo che unisce generazioni differenti, perché c'è un parco in gioco inclusivo e c'è una RSA, ci sono generazioni che si incontrano, c'è l'idea di una Toscana che non vuol guardare indietro, anzi partendo dalla sua storia vuol guardare al futuro. Noi abbiamo fatto tanti investimenti in questa direzione, sempre molto riusciti, sempre molto apprezzati. Consentitemi di ringraziare la sindaca di Ponzacco, Francesca Brogi, l'amministrazione comunale, perché tutto questo è possibile solo se ci vengono presentati progetti di qualità, e questo è un bel progetto di rigenerazione urbana. Ho sempre praticato questa disciplina, sono sempre stato appassionato di scherma, e è una tradizione di famiglia per quanto mi riguarda, e ho sempre avuto persone che mi circondavano che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me. E negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, in realtà il nostro CT, Stefano Cerioni, ha puntato tanto su di me, ho sentito tanto la sua fiducia e penso di averlo ripagato con la stessa moneta. Medaglia d'oro ai campionati europei, il fiorettista pisano Filippo Macchi è stato insignito del premio Ali del Pegaso, il nuovo riconoscimento del Consiglio regionale per i giovani toscani under 35. Un percorso e una passione iniziati tanti anni fa, dice, e che adesso lo porterà a Milano per i mondiali di scherma. L'obiettivo poi è quello della qualificazione olimpica per Parigi 2024. Un anno è lunghissimo, quindi possono succedere tantissime cose. Io ovviamente non ho aspettative. Io ora abbiamo un mondiale in casa, peraltro, che sarà a Milano, un grande appuntamento, e sarà una tappa del percorso dove ogni gara sarà una gara a sé. I rivali più grandi ad oggi sono gli americani, che siamo, per quanto riguarda la squadra, siamo 1 e 2 del ranking mondiale. A consegnare il riconoscimento il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, presenti anche il vicepresidente Stefano Scaramelli e il segretario dell'ufficio di presidenza Diego Petrucci. Conosco Filippo personalmente da bambino, so quanto impegno, quanta passione, quanta dedizione, la tenacia, e ai ragazzi più giovani un messaggio: Filippo è caduto tante volte, ma poi ce l'ha fatta, e questo è il senso del motivo di questo riconoscimento. Significativo perché si rivolge appunto agli under 35 della nostra regione, ed è giusto che le istituzioni diano particolare attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che sanno ottenere successi anche nello sport, non soltanto nello sport. Lo sport della Toscana sta primeggiando ormai alla grande in tutte le categorie. Questa è una storia che si rinnova nella scherma, ovviamente un riconoscimento di una tradizione che ormai è evidente, che è nel DNA, nel sangue dei toscani, e quindi un riconoscimento che il Consiglio regionale vuole.
Noi siamo davvero contenti di aver istituito con legge un premio che ricordi uno dei più grandi uomini delle istituzioni del nostro tempo. David Sassoli ha cambiato l'idea di Europa, sempre più come la capacità di saper portare sui territori le tante opportunità che nascono in Europa. Dietro le mie spalle c'è una frase bellissima: la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, ed è esattamente con questo spirito che sta il nostro impegno nelle istituzioni, e con questo spirito abbiamo deciso di premiare le ragazze, i ragazzi, i laureati che abbiano prodotto le migliori tesi di laurea sull'Europa, perché oggi noi abbiamo bisogno di più Europa, perché a volte per i cittadini l'Europa sembra lontana, ma invece è così vicina. Pensate al finanziamento che abbiamo appena portato a casa di 15.000 posti gratuiti negli asili nido in Toscana. Per chi? Per quelle famiglie che soffrono, per quelli che non ce la fanno e che oggi avrebbero avuto meno opportunità degli altri. Questo è l'esempio di David Sassoli e noi lo stiamo provando a mettere a terra e dando speranza a chi soffre di più. Tra pittura e scultura è la mostra Birenbal dell'artista retino Mauro Ghinassi, inaugurata a Palazzo del Pegaso. Artista poliedrico che vanta numerose collaborazioni con gallerie d'arte, Ghinassi affronta in questa esposizione la relazione dell'uomo comune di fronte alla macrofinanza. Una sorta di golem della nostra società. L'uomo comune si approccia con superstizione, timore e pregiudizio all'idea di un qualcosa che nell'accezione degli iniziati a questa grande cultura della finanza è una prevedibile formula matematica. E qui l'approccio è appunto la visione dell'uomo comune versus la visione del conoscitore del settore. E quindi si approccia dalla visione di simboli esoterici che sono propiziatori di prosperità, alla visione di tutte le conoscenze acquisite negli ultimi anni nella capacità provvisionale della macrofinanza, quindi dalle candele giapponesi ai cicli di GAM, a tutte quelle cose che si usano comunemente per cercare di capire dove andrà questo grande mostro, cioè il mercato. Sono entusiasta, dice Fabio Migliorati, di curare questa prima personale dell'artista retino. La trattazione dell'economia e della finanza contemporanea a livello grafico, cioè come le suggestioni umane che prendono in considerazione la fortuna, la scaramanzia, gli obiettivi, fino ad arrivare ai tarocchi, i più futuribili, condizionano il processo di investimento dell'utente contemporaneo. E quindi un excursus anche storico che parte per esempio dai crolli del 29 fino ad arrivare alla crisi del 2008, questo trattato sempre su tela attraverso una stampa che si propone esteticamente gradevole, ma non è questo il punto. La mostra è la proposta di un'indagine diciamo così assolutamente filosofica, cioè che si propone rigorosa in uno studio di quello che può succedere all'uomo quando si trova a contatto con l'economia. Al taglio del nastro il vicepresidente del Consiglio regionale Casucci. La particolarità di questa mostra richiedono un approfondimento e richiedono soprattutto la considerazione di qual è il pensiero finale cui vorrebbe muovere Mauro. È il potere, lo strapotere del mercato finanziario internazionale rispetto ai cittadini e, lasciatemi dire, purtroppo spesso anche rispetto alle istituzioni.